Orso dunque, padrone nostro, rivolge a noi questi piccoli misericordiosi e mostraci dopo questi esili, o Gesù, il frutto benedetto del Signore, o clemente, o Dio, o dolce Vergine Maria. Novena in onore del padrono Santo Gregorio Magno, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santo Re, Santo Re Dio, che di Dio sorge l'amore, restringesti della vita in un deserto entro l'orrore, per te prego il sommo Dio che disprezzi il mondo anch'io. Gloria al Padre, al Figlio e dello Spirito Santo. Sei da
l'arma tua ricca di merito, fu dagli angeli portata, ad aver colore servo nella gloria beata. Or che sei tra i santi assiso, fai che goda il paradiso. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Offerta. Gloriosissimo nostro e Santo Padre degli Anacoreti, il quale, per la vostra profonda umiltà e asprezza di vita e risolutine, siete stato tanto diretto a Dio ed avete meritato da Lui non solo il godimento e l'eterna vista della Sua divina faccia in paradiso, ma ancora la concessione delle Sue grazie a pro dei servi vostri, noi, che per seguire i vostri vestigi, per quanto le deboli forze potranno, desideriamo di essere veri servi vostri. Oggi, prostrati innanzi a voi, vi eleggiamo in presenza di tutta la corte celeste e dell'angelo nostro custode, per nostro particolare avvocato, padre e difensore. E fermamente proponiamo di impegnarci con tutto l'essere nostro al servizio vostro e di fare quanto potremo perché anche dagli altri siate servito ed imitato. Vi supplichiamo dunque, Santo Gloriosissimo, che ci riceviate nel numero dei vostri devoti per il vostro perpetuo servizio. Favoriteci in tutte le nostre azioni ed impetrateci grazie del Signore che abbiamo da passare a stato di perfezione e che talmente ci porti in tutti i nostri pensieri, parole ed opere, che mai abbiamo ad offendere gli occhi Suoi e della Sua direttissima e purissima Madre Maria. Concedeteci, Santo nostro Protettore, tutte quelle grazie che voi prima di morire domandaste da Dio a favore dei vostri servi e devoti. E finalmente non ci abbandoniate adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O pietoso Santo Onofrio, prete il Padre, lo Spirito e il Figlio di Maria per noi peccatori. Santo Onofrio, specchio di bontà. Santo Onofrio, norma di santità. Santo Onofrio, fornace di carità. Santo Onofrio, forma di perfezione. Santo Onofrio, regola di giustizia. Santo Onofrio, specchio di penitenza. Santo Onofrio, esempio di ogni virtù. Santo Onofrio, trionfatore dei vizi. Santo Onofrio, terrore dei demoni. Santo Onofrio, protettore degli innocenti. Santo Onofrio, che sin dall'infanzia hai offerto il Padre Gesù che stava in braccio a Maria Vergine. Santo Onofrio, che gettato nelle fiamme sei rimasto vivo in ginocchio. Santo Onofrio, che lasciando la Persia hai preferito l'ermo del deserto. Santo Onofrio, che per via sei stato in compagnia degli angeli. Santo Onofrio, che per 60 anni ti sei nutrito di soli frutti di palme. Santo Onofrio, che portasti sedute carne e cilice. Santo Onofrio, che ti molasti nudo nell'ermo del deserto. Santo Onofrio, che hai percosso il tuo corpo con i più duri flagelli. Santo Onofrio, che sei stato meraviglioso sopra ogni cosa. Santo Onofrio, che hai meritato conoscere l'ora della tua morte. Santo Onofrio, che nell'angoscia ricevesti dagli angeli il pane dell'Eucaristia. Santo Onofrio, che in morte hai ascoltato le armonie degli angeli. Santo Onofrio, che morendo sei entrato direttamente in paradiso. Santo Onofrio, che per opera dei leoni hai avuto sepoltura. Santo Onofrio, che sei protettore e patrono della nostra città, prega per noi. O beato Santo Onofrio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Signore, ascolta la nostra preghiera. Preghiamo. O Dio, che per i meriti del glorioso Anacoreto Onofrio ti benigni di liberare con la tua mirabile potenza quanti ti provano da qualunque tribolazione. Concedi, preghiamo, a noi tuoi degni servi, che oggi imploriamo il suo aiuto, di essere liberati dai legami del peccato e difesi in estremi istanti della nostra vita dal nemico maligno. Per Cristo nostro Signore.
grazie caro Padre Francesco per essere qui, per aver accolto affettuosamente l'invito. Tu sei reduce della festa di Santa Rosalia e adesso condividi con noi questi giorni di preparazione alla festa di Sant'Onofrio. Come già sapete, avete visto che Padre Francesco ha intronizzato questa lampada, che è la lampada che sta girando tutta le diocesi della nostra Sicilia, e si sta raccogliendo l'olio che poi sarà portato dai nostri vescovi ad Assisi, perché il giorno 4 la regione Sicilia, sia ecclesiale che civile, offrirà l'olio per la lampada a San Francesco di Assisi che arderà per tutto l'anno. Quindi questa lampada che sta girando per tutta la diocesi è un segno di comunione tra le chiese della Sicilia, ma anche segnale, ecco, per ricordarci che raccogliamo un poco di olio che poi sarà mandato ad Assisi. La lampada nel nostro territorio è già stata a Misitano durante la festa della Madonna della Lettera, lì abbiamo raccolto un poco di olio, a Misitano lunedì, ecco, e abbiamo raccolto un poco di olio, adesso sarà qui fino a domenica, chiunque volesse offrire dell'olio lo può tranquillamente portare, lasciando qui ai piedi dell'altare e poi lo raccoglieremo tutto, lo consegneremo a Padre Francesco, e lui che è incaricato e sta organizzando questa pellegrinaggio della lampada lo farà avere ad Assisi. Grazie ancora per la tua presenza. Dico io il mio grazie al vostro arcipreste, Don Alessandro, al quale mi vengono sentimenti di stima, di sincero affetto, di fraternità sacerdotale. E vogliamo implorare il Signore, ecco, perché lo sguardo di Sant'Onofrio ci orienti sempre di Signore. Oggi lo facciamo anche onorando un'altra santa che non ha bisogno di presentazione, Madre Teresa di Calcutta, la quale, ecco, ha scelto come Sant'Onofrio, nella diversità dei carismi, di servire il Signore. Vogliamo implorare dal Padre buono e ricco di misericordia, di grazia, di consolazione per noi e per quanti portiamo nel cuore, vivi, malati. In questa celebrazione avremo un ricordo particolare per Santo Lusso, Carmelo e Carmela Muscolino e Padre Arminia.
del Signore e la terra e quanto contiene. Del Signore e la terra e quanto contiene. Il mondo con i suoi abitanti. E lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Del Signore e la terra e quanto contiene. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge a libri, del Signore la terra e quanto contiene. Egli otterrà benedizione del Signore, giustizia del Dio sulla salvezza. Ecco, la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe, del Signore. Come diceva il bell'apostolo Paolo alla comunità di Corinto,
devozione grande a questo popolo, che ha un consiglio protettore che è un esempio di vita straordinario. Vedete, come diceva il vostro arcivescovo, io sono reduce della festa di Santa Rosalia e proprio stamattina stiamo andando a portare fare il primo viaggio del Rovio di San Francesco insieme a padre Mechit, il mio viceparo, e padre Alwin. Siamo stati a portare l'olio e poi siamo passati alla cattedrale di Monreale, alla cattedrale di Palermo, e siamo saliti poi a fare il pellegrinaggio da Santa Rosalia per ringraziarla. Guardate, la vita di Santo Onofrio, che precede anche dal punto di vista storico quella di Santa Rosalia, vedete, è la vita di persone che avevano tutto, potevano vivere benissimo e anche santamente, perché poi, ecco, non è che essere ricchi è un peccato, è un crimine, anzi, chi ha può dare, e quindi chi può amministrare è bene che condivida. Ma vedete, Santo Onofrio, che depone la corona regale, sceglie la via del deserto, della solitudine, si mette in ascolto di Dio, come fa Santa Rosalia, e lascia la reggia di Palermo per andarsene a ritirarsi nella grotta. Ma potremmo dire come fa anche San Francesco d'Assisi, la cui luce oggi splende in questa chiesa, che accompagnerà i vostri festeggiamenti, il più santo per gli italiani e il più italiano per i santi, che è una fulgida chiama, un esempio. Lui, figlio di un ricco commerciante, si spoglia anche fisicamente, si denuda, lascia tutto per seguire il Signore. Mentre venivamo qui, pensavamo con padre Mechi, ma questi noi oggi non li chiameremo pazzi, vorrebbe un po' di esaurimento, e chissà, forse li avrebbero ricoverati in qualche clinica specializzata, non so, noi siamo bravi a dare consigli, eventualmente siamo anche esperti nel dover far ricoverare gli altri, no? Ecco, per noi ancora non devono creare la clinica, perché c'è ancora una di quelle proprio specifiche e buone. Però capite che il giudizio può sorgere dal nostro padre. Non si comprende che per amore del Signore bisogna lasciare tutto. E lo fa anche Madre Teresa di Calcutta. Sapete che Madre Teresa nasce in Albania, saluta i suoi cari per andare a fare la suora e si dedica alla formazione delle persone colte, ricche, dei figli, delle famiglie un po' più elevate, delle caste sociali, ma lei sceglie poi di lasciare la sua sicurezza e se ne va, potremmo dire, con una tunica in prestito per iniziare un servizio ai poveri, che è quello veramente che più ha espresso negli ultimi anni un numero di vocazioni, ma veramente alquanto generose, perché la carità è quella che ci fa non solo credenti, ma soprattutto credibili. E lo capirono quelli degli apostoli che lasciarono tutto, lasciarono le reti, lo seguirono, lasciarono le barche, lo seguirono. Seguire il Maestro, noi dobbiamo seguire il Signore, e
non semplicemente, potremmo dire, in quelle che sono le attitudini della preghiera, vabbè, facciamo un attimino l'attività, facciamo la preghiera e poi la riprendiamo. Noi dobbiamo dare a Dio, qualcuno dice che è il primo posto, noi dobbiamo mettere Dio al primo posto. Io mi permetto di dire una cosa, noi Dio non lo dobbiamo mettere al primo posto, noi il Signore lo dobbiamo mettere al centro della nostra vita, perché al primo posto, scusate, per una mamma che ci sono, i figli, con un zio e la zia, non c'è un primo posto, la mamma proprio, no, la zia, un zio, è così, noi non me ne vogliamo, quelli sono gli affetti belli, anzi, siamo grati al Signore per le cose belle che ci dona. Anche i figli sono dono di Dio. E guai se noi confondessimo il dono, mettendo un dono al primo posto, dimenticandoci, oppure mettendo poi al secondo posto, oppure al primo posto insieme, che quello che ci viene donato è chi ce lo dona. No, Dio deve essere al centro della nostra vita, come lo fu nella vita di Sant'Onofrio. Guardate, Sant'Onofrio non si preoccupò più di niente, né di apparire agli altri, né nudo né vestito, né di che cosa doveva mangiare, né di cosa doveva fare, perché il Signore giorno per giorno glielo suggeriva. E lui va nel deserto. Voglio concludere con questa suggestione. Quando si va nel deserto di Giuda, Dio voglia che si terminino questi conflitti anche in Terra Santa per poter riprendere e visitare la terra di Gesù. Sapete che si va nel deserto, il deserto
accetto, Signore, i doni del nostro servizio deposti sul tuo altare, nella devota memoria di Santa Teresa di Calcutta e di Santo Onofrio, il nostro glorioso celeste patrono e protettore. E fa che dipenda gli affari del mondo, diventiamo ricchi di te, unico nostro bene. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Ricordati
e a portare in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie Padre Francesco, alla fine pure con i botti che abbiamo concluso la celebrazione. Grazie per quello che ci ha detto, l'accostamento alla santità che questa sera ci ha fatto mettere dinanzi anche la bella figura di Madre Francesca, di Madre Teresa, la figura della lampada di San Francesco d'Assisi e il nostro Sant'Onofrio ci danno la possibilità di imitarli e che ci aiutino a crescere nella santità. Io sia a te e a Padre Mayfield, ecco, do un ricordo di Sant'Onofrio, ecco, così avete la possibilità di guardarlo e di ricordarvi di pregare per noi. A Padre Angelo glielo dato la sera, ecco perché. E poi avremo anche, speriamo di riaverlo con noi ancora domenica pomeriggio. Grazie per la vostra presenza. Padre Mayfield, sì, avevo detto che facciamo, ecco. Grazie, vi facciamo un applauso, un ringraziamento. Ecco, noi proseguiamo il nostro novenario domani nella giornata, ecco, nel programma abbiamo messo giornata del pellegrino, la giornata della memoria. Domani, ecco, ricorderemo il miracolo della peste con la processione penitenziale che partirà da qui alle ore 18 con il mezzo busto, con la reliquia, e scenderemo a Contrada questo addio, lì celebreremo la Santa Messa e poi in processione per la via principale faremo rientro in Chiesa Madre e al rientro faremo la svelata della statua Argentia di Sant'Onofrio, riporteremo il mezzo busto sul tronetto e ci sarà la discesa della statua Argentia sulla Mara. E così entriamo nel cuore, ecco, della festività di settembre. Ecco, veramente viviamo questi giorni camminando tutti verso quella santità cui il Signore desidera che arriviamo grazie al nostro battesimo. Pace per intercessione del proprio sistema.